Il comune di Lucca è già proiettato verso le festività natalizie. Saranno circa 200.000 gli euro per l'edizione 2024 di Lucca Magico Natale, 120.000 dall'amministrazione comunale e 80.000 derivanti dalle 10 sponsorizzazioni. Un appuntamento che prenderà il via il prossimo 23 novembre con l'accensione delle illuminazioni e l'inaugurazione del mercatino natalizio, che quest'anno vedrà protagoniste 40 casine e una novità. Per la prima volta a Lucca ci saranno le tradizionali baite in legno. Un lavoro portato avanti dall'assessore al commercio Paola Granucci e da quello al turismo Remo Santini. Dunque, l'amministrazione comunale anche quest'anno si è rivolta principalmente a degli sponsor, saranno 10 che daranno il loro contributo e complessivamente la spesa sarà abbastanza ridotta perché ci conterremo nelle 200.000 euro compresa IVA, una cifra che è molto più bassa rispetto ad altre città italiane che puntano appunto sul segmento del Natale. Quindi siamo molto soddisfatti, invitiamo fin da ora tutti a programmare una visita nella città, soprattutto i lucchesi, perché questa manifestazione è soprattutto dedicata a loro. Stiamo promuovendo le iniziative natalizie anche all'estero, vedremo qual è il riscontro, registriamo già un interesse e crediamo che appunto ci saranno numeri molto, molto importanti.